Vicente, palla pennellata ancora, la palla per il Bisceglie. In questo inizio molto intraprendente, attenzione all'inserimento in area di rigore di Azzi, ma non c'è nessuno che lo segue nell'azione. Capitano Andrea Petta, classe 92. Palla Cragassi, gestione del pallone. Attenzione, vedete sempre la ripartenza da parte della Bisceglie, bravissimo qui Delic a tenere il pallone nonostante la marcatura serratissima. E qui l'uscita di Vono che in due tempi riesce ad allontanare l'amica, il mito oramai Nicola De Simone. Attenzione là l'intervento di Arcigno, il rinvio Diamante Crispina al centrocampo, sempre l'Agragas, adesso il Bisceglie, il pallone di Vacca, palla per la via centrale, il pressing, vedete, il recupero del pallone da parte di... La gestione del pallone, da parte dell'Agragas, del Bisceglie, inizia quella di Barletta. Andrea Trani, ora la ricostruzione, vedete Lugo Martinez scagliare la palla dalla distanza da parte di Emilia Vacca, palla per vie centrali, ora il Bisceglie, centrocampo in lancio a cercare ancora Delic, il controllo di Delic, entra in aria Delic, la palletta per via centrale, il tiro violento di Gabrielloni con l'esterno, che ricordiamo ha fatto la sua gavetta anche nelle categorie inferiori prima di arrivare a giocare in Serie A. Parigi è un classe 96, ha 21 anni, ha margini di crescita nelle scuole calcio, almeno vediamo un po' di cross fatti come si deve. Attenzione al Bisceglie, entra in aria lo sfondamento, poi esce Vono. Pallone profondo a cercare la testa di Dauria. Intervento aereo di Petta, poi Risolo. Tocco per Delic. Può andare in campo aperto Delic, lo accompagna dalla parte opposta Paolo Azzi. Recupera però con ottima scelta di tempo Crialese, che riparte da Brandli. Sbaglia il lancio e allora Toskic riconquista il pallone, serve Paolo Azzi, da questi a Delic, ancora Paolo Azzi, si fa vedere nello spazio Gabrielloni, ancora Paolo Azzi, entra in area, Paolo Azzi cerca la conclusione, Branduani con il segnato e ha colpito una traversa. Alla fine della partita ovviamente leggeremo il top 11 di questa gara, ma insomma per quante volte l'ho nominato, Romino e Costa Ferreira non sono ovviamente più in campo, ma per quello che hanno fatto. Vedremo se saprà fare qualcosa di più anche di piazza. Tanto Lepore, la grinta del capitano del Lecce. E i secondi. Certo, adesso di questo vantaggio di due gol sul Bisceglie. Non vuole più rischiare. Poi sbaglia completamente Cosenza questo pallone. Allora la rimessa in favore del Bisceglie. Il pallone già rimesso in gioco a beneficio di Jovanovic. Difende il pallone Jovanovic, pallone per Delic in area, Delic davanti al portiere, Delic! 1-0 Bisceglie all'ottavo minuto del primo tempo con Matteas Delic che timbra nel migliore dei modi la sua prima da titolare. Lugo Martinez sventaglia verso Delic, mette giù il pallone, lo tiene in campo e serve Emilia Vacca da questi a Verdoliak. Perfettamente ristabilito, intanto Verdoliak va giù e c'è calcio di punizione. Poi arriva Emilia Vacca da questi a Bolgia. Il pallone in profondità verso Delic che prova a sfidare Gianola che si rifugia dalle parti di Narciso. Pallone che termina in fallo laterale. Ora Jovanovic difende palla. Un tocco all'interno per Delic. Fuori per Verdoliak che calcia. Pallone che termina largo veramente di un soffio. Ci ha provato Mario Verdoliak. Dentro per Bolgia. Questi a Jovanovic, il tocco per Delic, Lugo Martinez, ancora Delic, allarga verso Montinaro, sfida l'uno contro uno De Rossi, Montinaro prova la conclusione a giro, pallone che sorvola la traversa e termina sul fondo, Migliavacca,
Vlahovic, Vrdoljak. Il tocco in orizzontale per Lugo Martinez. La Virtus Francavilla. Il colpo di testa da parte di Onescu. Poi Vrdoljak. Markic. Delic. Lugo Martinez. Jurkic. Delic. Lugo Martinez. Giron. Lancio in profondità a cercare Di Nicola, arriva Petta. Poi Paolo Azzi non riesce a tenere il pallone in campo, allora la rimessa in favore della Virtus Francavilla che la effettuerà con Abruzzese. Aina. Porta via il pallone Markic, poi resiste Di Nicola, prova a passare in mezzo a due. Attenzione al contropiede, si fa vedere Delic. Jovanovic preferisce andare da solo, arriva sul pallone Delic, zona tiro per lui, la conclusione deviata. Albertazzi blocca in due tempi, ci ha provato Matteas Delic.